Ciao a tutti e benvenuti. Oggi sono qui per condividere con voi gli ultimi punti delle dichiarazioni di Richard Day, che ha fatto nel 69 a Pittsburgh nel corso di una riunione di pediatri. Ora, se non avete visto i video precedenti, andate a guardare i video precedenti. Non starò qui sempre a fare la solita premessa. Prima di cominciare con l'ennesima teoria del complotto, a cui ovviamente noi non crediamo, perché oggi andremo a parlare del controllo mentale di massa, io volevo semplicemente dirvi che se siete affascinati dal mistero, dall'ufologia, dal paranormale, dai misteri del mondo, curiosità del mondo e soprattutto dalle teorie del complotto, venitemi a trovare sul secondo canale. Troverete il link giù nella info oppure sulla mia community, lì pubblico video ogni settimana e adesso sto pubblicando tantissimi video sul secondo canale proprio perché voglio tenervi compagnia. A breve comincerò a parlare delle carte degli Illuminati, quindi se non volete perdervi questi e tanti altri video, venitemi a trovare. Ora, voglio parlarvi di quello che viene appunto etichettato come controllo mentale di massa. Ora, noi sappiamo che non esiste alcuna elite che vuole controllarci mentalmente e sappiamo anche che questo non è assolutamente uno degli scopi del transumanesimo, giusto? Perché molti dei sostenitori delle teorie del complotto ci dicono che praticamente uno degli scopi del transumanesimo è proprio quello di connettere le nostre menti ad un unico cloud per cercare di poterci, no, controllare meglio. Ora, queste sono balle da cospirazionismo, ovviamente cercate di introdurre la famosissima ormai inversione salentiana qui sul mio canale e cercate di capire quello che io voglio realmente dirvi e quello che soprattutto io dico tra le righe, che è, diciamo, l'aspetto più importante dei miei video. Direi di cominciare subito. Ora, Richard Day, noi, come vi dico sempre, conosciamo le dichiarazioni di Richard Day perché è stato Lawrence Donegan, uno dei pediatri che ha preso parte a questa riunione, a rivelare i dettagli qualche giorno prima di morire. Ora, per quanto riguarda il controllo mentale di massa, Lawrence Donegan ci dice che Richard Day disse: ad un certo punto della presentazione, Richard Day fece affermazioni che ora voglio inserire. Non ricordo esattamente, ci dice Lawrence Donegan, quando lo fece, ma sono comunque valide nel contesto generale. Una di queste dichiarazioni fu questa: le persone possono pensare e agire secondo due idee contraddittorie contemporaneamente, purché esse vengano tenute a sufficiente distanza. L'altra fu: puoi prevedere abbastanza bene come reagiranno le persone razionali a determinate circostanze o a certe informazioni che si trovano ad affrontare. Quindi, per determinare la reazione voluta, devi solo controllare il tipo di dati o informazioni fornite a queste persone o il tipo di circostanza in cui si troveranno. Essendo persone razionali, faranno ciò che tu vuoi che facciano, potrebbero non capire completamente ciò che stanno facendo o il perché lo stanno facendo. Queste sono state le parole di Day, o meglio, le parole che Lawrence Donegan ricorda, no? Ricorda in merito a questa tematica, quella del controllo mentale. Ora è ovvio che sono bufale, giusto? È ovvio che sono finzioni, perché noi ci fidiamo, non riesco nemmeno a dirlo, ci fidiamo del sistema. E sappiamo che il sistema opera sempre per il bene dell'umanità. Però ecco, questo è un punto molto interessante perché ci fa capire, qua si parla di manipolare le informazioni. Che cosa vi viene in mente quando si parla della manipolazione delle informazioni? A me vengono in mente, per esempio, i media convenzionali. Ora, sto generalizzando, nel senso che non mi va di fare di tutta l'erba un fascio, perché quando si parla di media, quando si parla di politica, quando si parla di mondo accademico, scienza, eccetera, eccetera, ci sono anche delle persone che svolgono bene il loro lavoro e proprio nel momento in cui svolgono bene il loro lavoro, guarda caso, vengono allontanate da questi ambienti. Per esempio, lo stesso David Icke ha lavorato sia in politica, mi è caduto un quadernetto, ha lavorato sia in politica, ma ha lavorato anche nel mondo dei media e lui stesso ha detto come funziona, cioè se tu, per esempio, valuti un determinato evento in un modo diverso da come viene valutato dal sistema, puoi preparare il tuo bel pacchetto andando a mettere all'interno tutti i tuoi effetti personali e andare via, attraversare la soglia e non farti più vedere. Questo è quello che ci dice David Icke e anche in politica, no? Diciamo che il tuo pensiero si deve perennemente adattare a quello degli altri componenti del partito. Ora, io so che non parlo a delle persone sprovvedute, so che conoscete il sistema e so anche che riuscite ormai a questo punto ad interpretare bene le mie parole.
o comunque quelle che sono le mie idee. Voi sapete fondamentalmente come io la penso e tra l'altro in passato vi ho anche parlato, lo stesso David Icke nei suoi libri ne parla, di vari progetti di manipolazione mentale che sono stati messi in piedi nel corso degli anni. Pensiamo per esempio anche al MKUltra, no? Che ha visto coinvolta la CIA e tanti tanti altri progetti. Diciamo che di questi progetti vi parlerò però in modo approfondito sul secondo canale e ovviamente quei video li andrò ad inserire nella nuovissima playlist riguardante le teorie del complotto. Quindi, ragazzi, ci sono state tantissimi, no? Tantissimi modi diretti che secondo i sostenitori delle teorie del complotto, appunto, sono stati integrati nella società per manipolare le menti. Pensiamo per esempio a quello che veniva fatto ai soldati, no? Insomma, vi ho anche parlato di questo tipo di manipolazione sul secondo canale, ma qui si parla di una manipolazione che deve farci riflettere anche su quello che è accaduto negli ultimi anni, quando si è diffuso un certo male e ad un certo punto, diciamo che le organizzazioni come OMS si sono servite dei media convenzionali per cercare di spingere la popolazione a fare una determinata scelta per la propria vita, per la propria salute psicofisica, che poi diciamo si è rivelata non proprio la scelta più positiva che gli individui po potevano fare per loro stessi, però ragazzi, ormai ciò che è stato fatto ed è così, no? Però ecco, vi fa riflettere il fatto che molto spesso quando bisogna spingere la massa a fare una determinata cosa o a pensarla in un determinato modo, queste organizzazioni si servono sempre del jolly, cioè dei media convenzionali che spingono in un determinato modo le notizie, dichiarando talvolta anche il falso. E cercano in questo modo di fare che cosa fondamentalmente? Di riprogrammare la reazione della gente. Perché se per esempio tu ascolti ad un telegiornale una notizia che ti viene data in un determinato modo, ok, magari vengono anche allegate delle prove che vengono spacciate per vere, ma probabilmente sono state architettate ad arte, la tua mente comincerà a dire: ok, i media convenzionali mi stanno parlando di questa notizia, mi hanno portato le prove perché è lampante, mi hanno fatto vedere le immagini, anche se magari la tua testa non arriva a capire che quelle immagini potrebbero anche essere parte, non so, di un set cinematografico, visto che comunque negli anni precedenti sono emerse tante schifezzerie del genere, di persone che si fingevano ferite e poi si è scoperto che in realtà erano delle attrici che venivano messe lì di proposito e pagate per recitare una determinata parte. E quindi uno arriva a credere: ok, mi stanno dando le prove, quindi deve essere necessariamente così. Diciamo che loro sono abilissimi nel rigirare la cosiddetta frittata, no? Nel farvi passare una cosa per un'altra. E ragazzi, bisogna cercare un attimo di affinare la propria percezione in questo perché altrimenti si rischia di cadere nella loro trappola, cioè il credere alla finzione che spacciano, alla finzione che diffondono. Ovviamente queste sono idee, diciamo non idee, ma pensieri che sposano coloro che appunto sostengono le teorie del complotto. Noi no, noi siamo amanti del sistema, noi siamo completamente schiavi del sistema, noi non ci poniamo quesiti e bla bla bla, e io sono qui per cercare di farvi diffidare da queste tematiche. Ora, io vi chiedo semplicemente di fare molta attenzione, soprattutto a quello che ascoltate in TV, fate molta attenzione a come vi vengono raccontati i fatti, in che modo, a quello che vi viene mostrato. Cercate un attimino di pensare con la vostra testa, perché ne avete una e non vedo perché molte persone cercano un attimo di vendere la propria proprietà di pensiero, nel senso tu hai un cervello, puoi pensare con il tuo cervello, non devi necessariamente appoggiarti a quello che dice una persona soltanto perché si trova, no, soltanto perché la vediamo in TV, perché molto spesso sono proprio le persone che vediamo in TV che sono in TV per un determinato motivo, perché se non avessero fatto determinate cose, probabilmente in TV non ci sarebbero nemmeno arrivate. Non siete inferiori a nessuno, anzi, ragazzi, quindi dovete cercare di pensare con la propria testa e gli eventi futuri che verranno dovete cercare di interpretarli secondo quelle che sono ovviamente le vostre sensazioni. Ascoltate, cercate anche di ascoltare un po' di più il sesto senso perché non fa mai male. E cercate un attimino di
fuoriuscire da questa bolla in cui il sistema tenta di intrappolarci, anche se ce ne sono tante bolle, prigioni vibratorie, religione, scienza, mondo accademico, politica, eccetera, eccetera. Soprattutto in quest'ultimo periodo che si parla di politica, se ne parlerà ancora di più in vista delle elezioni americane. Ora, fatemi sapere che cosa ne pensate di queste dichiarazioni. A me sembra lampante, diciamo che le parole e le dichiarazioni di Richard Day non hanno bisogno di ulteriori approfondimenti perché è tutto praticamente scritto e racchiuso in queste due frasi. Manipolare l'informazione per manipolare il pensiero umano, il pensiero che una persona può avere riguardo ad una determinata situazione che per esempio è venuta, no, a scoppiare nel mondo, come può essere un conflitto, come può essere qualsiasi altra cosa. Io per il momento vi saluto qui, vi ringrazio per essere stati qui con me oggi e vi aspetto, mi raccomando, sul secondo canale. Un bacione.